Amici sportivi di Irpinia News, benvenuti ad una nuova puntata di Mix Zone, il nostro rotocalco di approfondimento sulle tematiche che riguardano l'Avellino Calcio. Con me in studio anche per questa puntata c'è Claudio De Vito. Ciao Claudio. Ciao Antonio, ben ritrovati amici di Irpinia News. Ed un saluto va anche a Ciro Desio che coordinerà la regia e la parte tecnica per questa puntata. Entriamo subito nel vivo delle tematiche che riguardano i biancoverdi di mister Rastelli. Avellino Calcio, Claudio, che ritorna alla vittoria, ritorna più che altro a dare un giusto impatto a quello che è il cammino dei lupi in Serie B, con una vittoria sofferta contro il Latina per 1-0. Tra l'altro il gol è stato siglato da Castaldo in inferiorità numerica, una vittoria che oltre i 3 punti però, Claudio, porta tanto morale positivo al gruppo. Sì, perché è stato un altro step in quella che è la marcia playoff dell'Avellino. Avellino che era atteso da una risposta convincente in casa dopo la beffa, comunque la debacle accusata contro il Cittadella. L'Avellino ha risposto bene dopo un inizio non proprio esaltante, un po' contratto, un po' in sordina. Poi Rastelli ha cambiato un po' le cose, ha rimesso la partita in equilibrio passando al 4-3-1-2 rispetto all'iniziale 3-5-2. È stato impedito a Oliveira di giostrare un po' il pallone, non chissà che cosa, il Latina non ha praticamente mai impensierito, non è mai arrivato in area di rigore dell'Avellino, a parte un tentativo dalla distanza di Dodò Amadi verso fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo la forza di portare dalla propria parte gli episodi, un po' di fortuna con Oliveira che ha sparato alle stelle il calcio di rigore che avrebbe potuto indirizzare la contesa verso Latina. L'Avellino poi a quel punto ha preso coraggio, seppur in 10 uomini ci ha creduto, nel giro di 10 minuti ha segnato, ha realizzato il gol che ha deciso la partita, che si è rimessa di nuovo sui binari della parità numerica grazie all'espulsione di Dodò Amadi. Avellino che vince e convince, o quasi, ma l'Avellino è questo, l'Avellino è grinta, è determinazione, è umiltà, sacrificio del gruppo, sono queste le armi a disposizione della squadra di Rastelli. Claudio, senza fare facili trionfalismi, ancorché i nuovi arrivati non sono stati ancora decisivi, e parlo in primis degli attaccanti Mokulu e Trotta, però qualcosa di diverso c'è in campo. C'è innanzitutto l'apporto della vecchia guardia, se pensiamo al centrocampo con Arini e D'Angelo che fanno legna in maniera, in quantità industriale. Escluderei Schiavone da questo discorso, non per cattiveria, però da 4 partite a questa parte non è che sta rendendo al massimo delle sue possibilità, aiutato magari un po' da quello che è stato il cambio tattico di Rastelli a partite in corso, ha cercato di limitare un po' Oliveira, la sua presenza in quella parte del campo ha consentito all'Avellino di uscire un po' dall'impasse iniziale. Però ecco, dicevo della vecchia guardia, anche Bittante che sta uscendo bene alla lunga sulla fascia sinistra, che non è propriamente il suo ruolo, però ecco, quando lo vedi andare al tiro dai 30 metri, quindi vuol dire una certa confidenza con le proprie caratteristiche, con le proprie credenziali, vuol dire che l'Avellino ha ritrovato alcuni suoi elementi chiave della passata stagione. Chiaramente quando hai anche una difesa che ti consente di non subire gol da 2 partite e mezza, e quindi penso ai Pisacane, a Ieli, a Chiosa però un po' distratto nell'occasione del rigore concesso al Latina, ecco, hai un Avellino che ti dà delle precise garanzie, seppure devi aspettare i nuovi acquisti come dicevi tu, ma ci sarà tempo, anche perché come vedremo dopo Trotta ad esempio potrebbe essere non la sorpresa, perché come è squalificato, però uno dei papabili maggiori candidati a ad essere il partner di Castaldo. Claudio, fossimo stati in terra meneghina avremmo detto "el segna sempre lui", riferito a Castaldo. Sì, 13 gol per Castaldo, va verso spedito verso i 20, non impeccabile la marcatura sul piazzato di Zito da parte del Latina, però lui c'era, era lì sul secondo palo e ha abbattuto Di Gennaro, quindi abbiamo visto andare in gol dopo 3 partite di silenzio così nell'ombra, ma lui non delude mai, sia quando deve aiutare la squadra, quando
quando retrocede di qualche metro, alza la testa, allarga il gioco per il compagno, aggiunge quella qualità qualche metro indietro. Poi nell'occasione è andato a segno, riprendendo un po' il feeling con il gol che aveva smarrito dalla partita con il Brescia dell'anno scorso. Quindi un'altra nota positiva, segna sempre lui, che ha stato di pendenza, va bene così anche che l'Avellino segna poco, però ripeto, quando hai una difesa che ti supporta in questo modo, in un campionato come la Serie B, in cui davvero la difesa fa la differenza, va avanti chi sbaglia meno, credo che c'è da essere soltanto contenti. E ora sotto con il Frosinone, perché sarà un'altra prova di maturità, perché l'Avellino finora non ha mai vinto 3 partite consecutive, ma attenzione, non è facile in questo campionato. Certo, d'altra parte, come ha riferito Rastelli nel post gara di Latina, mi basterebbe vincere 1-0 ogni gara, anche soffrendo. Un tweet invece, Claudio, per chiudere la parentesi Latina su Zito: tanto bistrattato nella prima parte di campionato, lui come Bittante, però intanto... Assolutamente, già alla Spezia, quando è entrato, ha fatto vedere di essere motivato, di aver smaltito quelli che erano stati un po' i suoi guai fisici alla schiena. È entrato anche con il Latina più minuti a disposizione, mette dentro sul calcio d'angolo la palla per Castaldo. Poi cosa fa praticamente? Lui innervosisce Oduamati in occasione dell'espulsione, va lì a beccarsi con lui. Questa è esperienza e astuzia che serve per vincere una partita. Poi anche la dialettica con Oliveira in occasione del calcio di rigore sbagliato, anche lì va un po' ad innervosirlo insieme a D'Angelo, che ci mette del suo sul dischetto. Quindi anche questo serve, anche parlare nel campo. Un uomo come Zito è un uomo di carisma, insieme a Castaldo, insieme a Pisacane. Quindi insomma, un'altra nota positiva per l'Avellino, perché Zito sta tornando finalmente, aggiungerei. La chiamata è esperienza quella di Antonio Zito, altri magari l'avrebbero chiamata Cazzin, ma tant'è, insomma, il risultato è quello che conta, 1-0 contro il Latina. Chiudiamo la prima parte di Mixed Zone, proiettiamoci direttamente a quelli che saranno i contenuti della sfida in casa, ancora una volta al Partenio contro il Frosinone. Prima però andiamo a vedere qual è la situazione in classifica in Serie B, con il Carpi sempre in testa a quota 50 punti, seguito dal Bologna quota 44, zona playoff che si apre con il Livorno a quota 40, l'Avellino a quota 39, Frosinone 38, a quota 37 il Vicenza, Spezia 35, a quota 34 il Lanciano e la Ternana, 33 per Pescara e Provercelli, 31 Trapani, a quota 30 invece troviamo Modena, Perugia e Bari, a quota 29 il Brescia e la Virtus Entella, a quota 28. Zona calda invece della classifica, ovvero le posizioni per quanto riguarda la pool retrocessione, con il Catania, Cittadella e il Varese a quota 27 punti, il Varese sempre penalizzato di 3 punti. Nelle ultime posizioni troviamo il Latina ed il Crotone a quota 24. Il prossimo turno in Serie B, valevole per la 26esima giornata, vede Virtus Lanciano, Brescia, Provercelli, Cittadella, Catania, Crotone, Avellino, Frosinone, Varese, Livorno, Perugia, Modena, Latina, Pescara, Carpi, Spezia, Bologna, Ternana, Entella, Trapani e Bari, Vicenza. Back to back dunque per i biancoverdi al Partenio, dopo il Latina anche il Frosinone. Anche di questo parleremo nella seconda parte di Mixed Zone, ma prima l'intervista di Claudio De Vito, che questa settimana ha intervistato Francesco Troise, collaboratore braccio destro di mister Sannino, nelle sue esperienze in terra siciliana, ma anche in Championship in Inghilterra. Ha parlato dell'Avellino, avete parlato anche di Trott, che in Inghilterra ha giocato. Ascoltiamo allora ai microfoni di Irpinia News Francesco Troise. Al telefono per Mixed Zone Francesco Troise, collaboratore dello staff tecnico di Giuseppe Sannino. Allora mister, sabato al Partenio Lombardi per Avellino Latina, che partita è stata e come ha visto l'Avellino? Ma l'Avellino ha confermato di essere una squadra che è difficile da affrontare, con grande personalità, con uno spirito combattivo che non è usuale, diciamo. Ritengo che sia comunque una squadra che è in continua evoluzione, una buona partita comunque, tutto sommato. Ecco, quanto c'è di Rastelli, del carattere dell'allenatore in questa vittoria, ma in generale in questa squadra? Io ho sostenuto che Rastelli sia l'uomo di
quanto riesce a dare la giusta tranquillità, ma anche le giuste motivazioni man mano che si va avanti nel campionato. Io credo che ci sia tanto, anche passando dal fatto che una squadra comunque non molla mai, e quando una squadra ha questo tipo di caratteristiche, è chiaro che è frutto di un lavoro fatto dal tecnico, dallo staff, ma soprattutto dalla persona che guida questa Berlina. Quindi io credo che ci sia tanto, tanto del Ora la sfida con il Frosinone, un'altra partita casalinga. Questo Avellino, che anche lei ha descritto, è in grado di compiere il definitivo salto di qualità in classifica in zona playoff? nelle ultime quattro partite, appunto, tutte squadre che sono nella playoff, la Berlino. Sì, il Frosinone è una squadra che anche il Frosinone, diciamo, è una squadra che mette tanto, tanto carattere in casa, specialmente, è una squadra che mette tanta, tanta voglia di fare, però io credo che la possibilità di prendere ancora dei punti importanti, la Berlino non se la farà sfuggire. Ritengo che in questo momento è un momento positivo, un momento anche di un discreto entusiasmo che è anche giusto avere, e oggi si deve pensare anche a migliorare poi lo score dell'anno scorso, e io penso che la Verina ha tutte le carte in regola per farlo. E commissario, lei che ha lavorato in Inghilterra al Watford con Mister Sannino, conoscerà bene un giocatore come Marcello Trotta, che è stato un po' il fiore all'occhiello della campagna acquisti. Ancora deve dimostrare il suo valore non avendo avuto un minutaggio all'altezza in queste partite. Possono esserci delle insidie nel passaggio da Oltremanica all'Italia in un campionato come la Serie B? Sono due modi di intendere calcio molto molto differenti, dove un calciatore veramente deve essere capace di mutare talmente tanto il proprio approccio al calcio. Io credo che Trotta abbia tutte le qualità per fare anche bene e ancora meglio ad Avellino. È chiaro che, come abbiamo detto prima, deve avere la possibilità di mettere minuti nelle gambe, di prendere anche coraggio, di conoscere bene i compagni e di metterci quel giusto entusiasmo dopo una vittoria, dopo una prestazione importante. Adesso noi aspettiamo, valutiamo con il minutaggio e con le prestazioni che verranno. Bene, io ringrazio Francesco Troise ai microfoni di Mixed Zone. Grazie a voi e alla prossima. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo ascoltato le parole di Francesco Troisi, intervistato da Claudio De Vito, ma c'è da parlare della prossima sfida contro il Frosinone, ancora una laziale sulla strada dei lupi. Allora, qual è il probabile 11 che mister Rastelli sceglierà di schierare contro il Frosinone? Noi abbiamo scelto per questa settimana un cambio di modulo, abbiamo optato per un cambio di modulo, crediamo e puntiamo sul 4-3-1-2, viste le assenze per squalifiche che vedremo se inficeranno la prestazione dei biancoverdi. Con Gomis in porta abbiamo scelto la linea difensiva formata a 4 con Regoli e Bittante ad agire sulle fasce, Pisacane e Rodrigo e lì centrali. Il centrocampo che dovrebbe schierarsi a rombo con D'Angelo Arini, Zito e Schiavon ad agire dietro le due punte, Claudio, Castaldo e Trotta, favorito su Moculù. L'assenza di Chiosa in difesa crea un po' di problemi a Rastelli, nel senso che la coperta è corta lì dietro, Vergara out, ne avrà ancora per un po', e c'è Fabbro. Però se sostituisci in ottica 3-5-2 Chiosa con Fabbro, corri il rischio di non avere alternativa a partita in corso. Seppure Bittante poi può giocare sul centrodestra, ma sarebbe un'operazione complicata magari da fare a partita in corso, devi riadattarti. Quindi io punterei su una difesa a 4, molto più facile, molto più malleabile, con Regoli e Bittante sulle fasce. Attenzione a Regoli, influenza inizio settimana, dovrebbe ristabilirsi, non dovrebbero esserci problemi. Nel caso in cui dovessero essercene, c'è pronto al Amici, ma la prima soluzione sarebbe arretrare Zito a sinistra con Bittante scalato a destra.
Nella formazione che appunto tu andavi a delineare, poi a centrocampo Koné sarebbe ancora il sacrificato, impossibile pensare ad una sostituzione di Arini o di D'Angelo, che stanno facendo davvero bene. Gli uomini sul centro-sinistra sono questi, quindi Zito con Schiavon avanzato, anche se Schiavon sta accusando un periodo di appannamento, ma in questo modulo sarebbero questi gli uomini funzionali. Per quanto riguarda l'attacco, diciamo già prima, Trott favorito su Mokulu per sostituire Comi. Comi, lavoro preziosissimo contro il Latina, vicino al gol lo avrebbe meritato, la quinta marcatura stagionale per lui. Quindi questa è la formazione. Attenzione a Sbaffo, molto bene a inizio settimana nella partitella contro la Primavera, nel gelo, nella neve del Partenio Lombardi. Insomma, nei tre mediani di centrocampo ci sono sette uomini potenziali che possono ricoprire una zona della mediana. A mio avviso, ti ripeto, con gli scenari in difesa, con la coperta corta, questi potrebbero essere gli 11, comunque la soluzione della difesa a 4. D'altra parte, Claudio, si raccontava proprio in sala stampa nel corso del match tra Avellino e Latina che mai come quest'anno Rastelli ha davvero l'imbarazzo della scelta. Aveva una panchina, quella vista almeno il primo tempo contro il Latina, da prime posizioni, insomma, con Trotta, con Mokulu e con i due neo arrivati dal Latina seduti comodamente in panchina. Sì, perché già con in panchina, parliamoci chiaro, è un lusso, sebbene lui non abbia non abbiamo visto il vero Cone nel complesso, nel computo delle partite finora. Poi Angeli ha recuperato, poi c'è Sbaffo che è stato acquistato, che lui può fare sia la mezzala sia il trequartista o addirittura come può essere schierato come seconda punta al fianco della prima punta. Insomma, tante soluzioni, tante frecce a disposizione di Rastelli. Chiaramente i centrali sono pochi, come dicevo prima, però davvero al centrocampo c'è una grossa scelta, c'è l'imbarazzo della scelta da parte del tecnico biancoverde, che ora aspetta quello che è l'apporto dei nuovi acquisti, quello che può essere il contributo realizzativo di Marcello Trotta. Lo aspetta non soltanto lui, lo aspetta la società, lo aspetta che ha investito molto, lo aspettano i tifosi, la società. Però si aspetta anche maggiore afflusso ai botteghini, 1076 paganti contro il Latina, di cui 279 ospiti. Questo vuol dire record stagionale negativo di paganti di casa, paganti bianco-verdi. Quindi con il Frosinone ci si aspetta un'impennata in questo senso, uno scatto d'orgoglio. Sicuramente la vittoria con il Latina può aiutare, magari anche le condizioni meteo possono aiutare. In un Partenio Lombardi, parliamoci chiaro, che vive di infiltrazioni d'acqua quando piove, condizioni non proprio agevoli per una famiglia, per un tifoso, per andare allo stadio. Poi di qui magari entriamo in un discorso di nuovo Partenio Lombardi o quant'altro, però ci sarebbe da fare una puntata a parte, ne parleremo prossimamente sicuramente. Però va detto che anche le condizioni meteo influiscono sull'afflusso allo stadio, uno stadio non dotato proprio di tutti i comfort di copertura quant'altro per assistere al meglio di una partita. E il tifo è chiaro, il tifo organizzato, ma non solo, è sicuramente è il dodicesimo uomo in campo per l'Avellino di Rastelli, per cui da Mixed Zone arriva ancora una volta l'invito a presenziare in maniera massiccia alla prossima sfida dell'Avellino in casa contro il Frosinone. Frosinone, telegramma finale, chiudiamo. Claudio, che partita sarà? All'andata è stata una bella gara, noi siamo stati in terra frosinata al Mattusa, difficile il primo tempo, ancorché l'Avellino avesse giocato comunque in maniera eccelsa, insomma poi siamo tornati a casa con un punto. 0-0, ma tanto furore agonistico all'andata, il Frosinone di base, di impostazione tattica è lo stesso dell'andata, 4-4-2 di Stellone, senza Dionisi in avanti e Kuker a centrocampo squalificati, assenze importanti, ma c'è per Stellone un San Marco in più a centrocampo, un Santana in più sull'esterno e in difesa Ćosić dal Pescara, è arrivato a gennaio, e in avanti Lupoli. Via invece Curiale in attacco, Schiavi in difesa e Masucci sull'esterno. Quindi insomma un Frosinone che ha operato degli accorgimenti durante la campagna acquisti.
però sicuramente un Frosinone che con il Lanciano ha ripreso un po' a marciare, perché era reduce da un periodo non proprio facile, soltanto due se non erro le vittorie nelle ultime 10 partite da novembre. Quindi insomma è un esame playoff per l'Avellino, l'importante è dare continuità, conseguire un risultato positivo, se anche non dovesse arrivare una vittoria, non ce l'auguriamo, puntiamo al massimo, non sarebbe una catastrofe. In questo campionato bisogna pazientare, bisogna aspettare, perché poi l'Avellino ci ha abituato che quando va fuori casa, partita successiva a Livorno, non vogliamo guardare troppo avanti, ma questo è, l'Avellino si esalta e come alla Spezia può arrivare il colpaccio. E allora potremmo stare qui a parlare ancora per ore per quanto riguarda le tematiche di Avellino Frosinone, dobbiamo chiudere, però prima dei saluti finali vi ricordo i nostri contatti, la nostra mail che è redazione @pnews.it, scriveteci e commentate, lasciateci i vostri suggerimenti sulla nostra fanpage di Facebook all'indirizzo facebook.com/mixedzone Irpinia News. Da Ciro Desio che ha curato la regia e la parte tecnica, da Claudio De Vito è veramente tutto. Ciao Antonio, alla prossima. Un saluto anche da Antonio Pirolo, alla prossima, ciao.